Iniziamo così. Ciao Angelo, eccoci, eccoci Angelo, benvenuti a questa 22esima puntata di Level, sì, di Level Club, stavo dicendo, The Light Club. E niente, ringraziamo Angelo per averci fatto fretta, ci hai beccato, siamo un minuto in ritardo, però dai, speriamo che chi ci guarda in differita non abbia questo tipo di problemi, ecco. E niente, siamo qua, sempre con... Con Frank, ciao ragazzi, Francesco Gola, ribenvenuti a tutti. Ale, mi raccomando, questa non è la puntata del pub, quindi smettiamo subito di bere perché siamo già partiti E abbondanti. caffè. Esatto, infatti Guarda, facciamo vedere aspetta che lo le butto, così finisce la puntata. carte. Esatto, no, io ho già fatto la birra sul mio Mac. Allora, benvenuti ragazzi, 22esima puntata, ormai ne abbiamo fatte un sacco, tanti ospiti, questa sera ancora le nostre brutte Sì, sono facce. tante, non abbastanza da ricordarmi il nome, a quanto pare. Esatto. Comunque, oggi mi vedrete al buio, ma per poco, perché condividerò il mio schermo e quindi ho bisogno di tutto collegato, tra cui il mio hard disk dei segreti esterno. Attenzione E che... questa puntata sarà un pochino speciale, in realtà no, cioè è una puntata come le altre, solo che il tema è la post-produzione, secondo me nel senso che metto le mani avanti dicendo che se non siete d'accordo, de gustibus, e quindi io la faccio così. Però no, dai, a parte gli scherzi, se volete qualcosa di professionale, c'è la puntata con Simone Poletti, che ovviamente lui è super professionista del settore e inconfutabile. Se invece volete vedere un pochino qual è il mio workflow, quello che farò oggi è prendere un file RAW che non ho mai post prodotto, ho solo fatto due o tre aggiustamenti per la locandina che avete visto, e portarlo fino praticamente all'export. Quindi vi faccio vedere un po' di cose che faccio, lo post produco come farei di solito. Non ho gli SDC nelle cuffie, ma ho Frank, che per noi Che farà suonerà peggio, Hellspells, che però farò a parte peggio. quello è tutto uguale, ecco, per così dire. Allora, intanto condivido che da me sono già arrivate le zanzare, mi stanno mangiando. Non so come sia possibile che non siano È ufficialmente ancora estate, Frank. anche. Allora, intanto ringrazio chi sta lanciando stelline su stelline. Vedo Alberto, vedo Anto e saluto tutti. Allora, c'era qualcuno che diceva: non siete live su YouTube? Sì, siamo live, controllate. Perché ci sono. Come appunto sempre siamo live su Facebook e YouTube. Potete guardare, anzi, vabbè, potete guardare da una parte sola, vi conviene. Io guarderò da tutte e due le parti perché guarderò i vostri messaggi e poi li manderemo tutti ad Ale, che sta sempre di là, e quindi lo picchieremo duramente. No, scherzo. Allora, come ha detto Ale, questa è una puntata dove noi vi facciamo vedere come lavoriamo noi, in questo preciso caso, come lavorare. Quindi ogni suggerimento è anche ben accetto, perché appunto l'idea è la critica costruttiva, se c'è della critica, oppure commenti, considerazioni, confronti. Oh, per la prima volta ti ho beccato che non hai abbassato il volume tu. Bene, io direi Ale che possiamo assolutamente iniziare. Ricordate, su YouTube potete vedere anche la puntata a seguire, se non riuscite a vederla tutta. E schiacciate come sempre subscribe, così le nostre brutte facce vi verranno a vedere anche di notte, però non vi preoccupate. La prossima puntata, appunto, non vi preoccupate che avremo un ospite, non ve lo spoileriamo ancora, e quindi ci vedrete meno magari. Dai, Ale, direi che hai green light per farci vedere Ottimo. questo postaccio che abbiamo visitato. Ottimo. Intanto Francesco di Coste, dico, premi quel bottone compra, Francesco. Cosa stai a fare con un kit long exposure da 2 giorni nel carrello e magari rischi che te lo frega qualcun altro? Premi acquista e fra poco finalmente potremo uscire. Anzi, la fotografia sarà l'unica cosa che potremmo fare probabilmente, perché distanziamento Speriamo sociale io proprio lo eleverei come regola massima della della landscape vita. photography, così nessuno in mezzo. Anzi, il distanziamento sociale è 1 metro destra e infinito davanti, così non c'è nessuno davanti. Ma guarda, io Ale, ho già messo gli spuntoni d'acciaio sul cavalletto, così quando lo apro, se uno viene vicino si graffia e muore. Comunque, sì, Francesco, ci siamo sentiti a valle della puntata precedente. Mo, se stai ancora lì, mi deludi. Dai, ti voglio in campo. Vai, Dai, Ale. allora, Facci sognare. eccoci qua, siamo sul mio Rimini. Lightroom, quindi
Prima cosa che dovete fare e che io faccio sempre è trasferire le foto dalla schedina SD al mio hard disk esterno, che vedete là, non tocco perché E non vedete. l'USB-C del mio computer è un pochino ballerina. Scusate, intanto non lo vediamo l'hard disk, ma lo sappiamo che ci sono tutti gli adesivi zozzi sopra, non lo vogliamo vedere. Però Esatto. almeno facci un attimo sognare, dici dove eri, se no. Aspetta un attimo, prima fammi parlare di tutto. Quindi ecco qua, Grande me l'ho quello. tenuto perché la cartellina che ho fatto sul mio hard disk esterno SSD, che vi consiglio, è Lofoten 21 febbraio 1 marzo 2020. Quindi giorno meno 7 dal lockdown, stavamo in Lofoten, isole della Norvegia. Guardate la puntata 1 dove vedete anche un po' di backstage, per così dire, della pianificazione che abbiamo fatto io e Frank. E semplicemente ho fatto import, sono andato all'interno della cartella SSD Lofoten, ora non le vedete, sono tutte grigie perché le ho già importate, selezionate import e ve le trovate qua. Quindi easy, Easy. importate, già nome della cartella è il viaggio, io divido per viaggi, per location e data, e niente, siamo qua. Ho scelto questa foto che è l'ultima, come vedete che ho fatto, l'ultima alba alle Lofoten. In una, sinceramente non mi ricordo di preciso dove era perché abbiamo vagato con Frank praticamente alla ricerca della luce. Sapevamo che lì si sarebbe acceso perché c'erano quelle nuvole alte e intorno tutto bello sereno. Quindi siamo andati dove c'era luce e poi vabbè, sei alle Lofoten, un posto lo trovi e vicino alla strada abbiamo trovato questa location con abbastanza anticipo da poter scattare. Quindi questo è il file RAW, vi faccio vedere subito, anzi vedete, tempo di scatto 7:19 di mattina, credo fosse 8, non avevo il fuso orario sulla D850. Sono ISO 50, quindi la D850 ISO nativo ISO 64, se ricordate dalle puntate precedenti, ISO nativo è il migliore, qui ho fatto un low 0,3, giusto per avere un pochino di tempo di scatto in più, quindi ISO 50. Ho usato il mio Sage 35 F4 AF11 a 22 mm, che è un po' una delle focali che preferiamo tra 18 e 20, 22. Di più Dicevi prima? dell'obiettivo. Sopra Sì. Esatto, 22 è teleobiettivo, dai. già era un po' al limite questo. Poi 118 secondi, quindi di fatto 2 minuti di esposizione. Non vedete 120 perché io utilizzo diciamo, lo specchio si alza e poi c'è un ritardo dell'esposizione di 2 secondi, quindi 118 precisi e fine dell'analisi tecnica, per così dire. Io importo, vado direttamente nel pannello develop, sviluppo, se l'avete in italiano, e comincio a fare dei lavori. Voilà, fatti, no, scherzo, ora ve li faccio vedere. Foto fatta. Intanto Maurizio dice che, posta, che scatto brutto, che postacci, è naturalmente ironico. Eh sì, ho scelto quello peggiore. Ecco qua, quindi qua siamo all'import. Prima cosa da fare è rimozione delle aberrazioni cromatiche e profilo. Io lo faccio subito. Vedete qua, impostato Remove e Enable Profile Correction. E poi, se volete, un cambio, per così dire, del profilo. Io qua ho scelto Adobe Color. In realtà, questo profilo cosa fa? Dice al software, per così dire, come deve essere interpretata la foto. Perché ne parlavamo anche con Simone Poletti, di fatto i software, no, in realtà ne parlavamo anche con Enrico Fossati, Sì, lui più volte. diceva, esatto, che avendo una Leica, mi pare, una fotocamera che comunque ha un profilo in DNG, cioè quindi scatta un RAW in DNG, non c'è bisogno di un'interpretazione troppo massiccia, per così dire, da parte di Adobe, perché DNG è supportato da Adobe, mentre un file RAW.NF della Nikon o Canon, che sia, o Sony, deve essere interpretato, e qui dite come interpretarlo. Io Adobe Color ci parto e di solito ci rimango, però a volte potete provarne altri, soprattutto Adobe Neutral, che non mi dispiace. Ho fatto un croppino, come vedete qua, cosa ho fatto? Poco, cioè veramente poco, però ho concentrato un pochino più l'immagine, quindi ho tagliato leggermente di fianco e sopra per concentrarla sulla parte principale e ho anche raddrizzato l'orizzonte. Come Ale, vedete, scusa, ecco, ma
Arrivo a una domanda che pianterai dentro adesso perché sennò poi andiamo troppo avanti. Che prima hai fatto la descrizione di tutto, forse non so se l'ho distratto io, ma non so se hai detto che filtri hai usato, che ce lo chiede Ivo. Io lo do per scontato, e invece non l'ho detto. Bravo, Ivan. Verrai licenziato da Anisi, visto che Beh, sei sì. qua a casa loro. Scusate, ho usato un filtro polarizzatore, poi ho utilizzato un GND hard da 3 stop e un 6 stop, no scusate, un 8 stop per arrivare a 2 minuti. Sole abbastanza basso in realtà, stava salendo, però l'8 stop era perfetto in quel caso perché comunque con la neve bianca e in generale una scena, infatti come vedete la foto è venuta un pochino sottoesposta, ma non ha bruciato, poi vedrete più avanti la zona della neve in primo piano che deve assolutamente essere perfetta perché ci vuole pochissimo a perdere qualsiasi dettaglio di queste piccole tramette qua, quindi bisogna stare super attenti. Quindi un pochino sottoesposta, poi recupereremo i neri qua e GND hard perché comunque la linea è molto netta. E 3 stop, 8 stop per arrivare a 2 minuti e polarizzatore. Ho croppato, attenzione, qua in basso a destra, vedete? Per fare in modo che entri proprio dall'angolo. Quindi, boh, roba mia un po' personale, però preferisco che questo alto contrasto di neve e rocce entri preciso sull'angolino. E Beh, poi ho fatto... secondo me qua l'importante, anche giusto per agganciarci sulla puntata, della composizione, è il fatto di non tagliare le linee. Quindi vedete la montagna là in fondo, comunque non viene tagliata, c'è uno spazio di mare che chiude la cornice. Quindi questo è assolutamente importante. Poi ho fatto un cambio di temperatura. Come vedete, ho portato su la temperatura da circa, ops, qua, da circa 7800, come la macchina aveva visto la scena, a 11000 e la tinta l'ho portata su a più 3. Perché ho portato sulla tinta insieme alla temperatura? Perché di solito è quello che faccio sempre, cioè se la temperatura va verso il giallo, la tinta segue quasi pari passo, quasi, con il magenta. Questi che vedete qua sono un pochino i colori principali appunto della foto e mi pare, Frank, che questi sono opposti, sono complementari. Scusa, stavo leggendo le domande che intanto ti butto lì perché il polarizzatore dove l'hai regolato? Polarizzatore l'ho regolato sempre sul primo piano. Praticamente vedete qua questa trasparenza delle rocce in primo piano, quella non ci sarebbe stata e l'acqua sarebbe stata un pochino troppo luminosa, ecco, senza. Quindi l'ho impostato in modo tale che scurisse questa zona qua sotto. E quindi questi colori che vedete qua, che dovrebbero essere appunto i complementari, quindi opposti sulla ruota dei colori, vi danno un'idea di temperatura, quindi di solito vanno pari passo, cioè se inserite il giallo poi la foto diventa verdina e quindi dovete un pochino aggiungere anche il magenta. Continuerò a fare queste, diciamo, queste regolazioni più tardi, però una prima regolazione di temperatura la faccio come vedete per via della palese tinta un po' bluastra che c'è. Poi vorrei vedere Frank può produrla, probabilmente lui l'accentuerebbe, ma per il mio gusto si va un pochino più verso il caldo su questa e tenere un leggero neutro sui bianchi. Diciamo che il neutro lo guardo sulla parte centrale, mentre qua sulle ombre della neve voglio che rimanga un pochino il freddo, cioè non voglio che questa zona diventi bianca, perché comunque è un'ombra. Di solito zone colpite dalla luce, calde, zone in ombra, fredde. Quello un pochino deve rimanere nella scala, non è che cioè, trova a fare l'opposto, capito? Poi ho fatto una serie enorme di regolazioni di luce, ombre, eccetera, abbastanza standard, che faccio sempre. In questo caso, come vedete, ho recuperato le alte luci, recuperato le ombre, recuperato i bianchi e recuperato i neri. Questo semplicemente poi l'ho cambiata un po' come regolazione. Però serviva soprattutto a portare l'istogramma più verso il centro, quindi ottenere un'immagine abbastanza piatta, dove poi andare a gestire localmente per così dire, la struttura e il contrasto.
Poi qua ho fatto una diciamo, gestione generale dell'esposizione perché la foto rimaneva comunque un po' buia, quindi ho portato su in maniera omogenea l'istogramma tutto insieme, in modo tale che l'esposizione fosse aumentata di circa 0,3 punti e ho anche leggermente corretto la temperatura e le tinte ancora, di fatto rendendola un pochino più calda. Poi qua ho aggiunto, ah no, questo qui non era Ecco, qua questo. c'è Anto che fa una bella domanda. Se si scaldano troppo le ombre, poi si rischia di perdere un po' di tridimensionalità? Se si scaldano troppo le ombre. Eh sì, secondo me sì, è un ottimo punto di vista. Cioè, di fatto, la tridimensionalità, la profondità è data da diverse cose, cioè quindi differenza tra luce e ombre, ma anche differenza tra caldi e freddi. Quindi l'occhio si aspetta di vedere un'ombra più fredda e una zona colpita dalla luce più calda. Se rendete omogenee quelle zone, sì, di fatto stai rendendo la tridimensionalità meno efficace. Sono salito qua perché in realtà ho fatto delle correzioni ulteriori e volevo farvi vedere solamente alla fine, tra virgolette fine, cioè di questo primo step, cosa ho deciso di fare. Ho deciso di aumentare l'esposizione di 0,5 perché comunque non avevo visto grossi clipping di highlights in giro che ne valesse la pena lavorare solo con le luci o solo con i bianchi. Le luci e i bianchi le ho recuperate leggermente, ma il problema qua è tutto qua. Se guardate, se io rimetto le highlights a 0 e i bianchi a 0, vedete questa zona come è abbastanza un po' spiallata, per così dire. Questo è dovuto al fatto che c'è della neve in primo piano. Io non voglio che poi nelle correzioni successive, soprattutto sul contrasto magari o altre correzioni, ci ritroviamo davanti a una scena dove questa zona viene di fatto tipo così, tutta bianca. Ci mette veramente poco a diventare tutta bianca, purtroppo. Quindi manterrei un pochino di recupero sulle highlights e sui bianchi, in modo tale da tenermi ben lontano dal bruciare questa zona che è fondamentale. Poi settorialmente l'andiamo a sistemare. Poi ho dato un pochino di vibrance che secondo me ci sta qua perché allora innanzitutto vibrance è In stato italiano è vividezza, bravo. giusto? La differenza tra i due è abbastanza semplice. La saturazione semplicemente prende e aumenta la saturazione di tutti i colori, sia quelli che già sono vicini alla saturazione, sia quelli che non lo sono. Mentre invece la vividezza prima fa un check dei colori saturati e li esclude in qualche modo. Prende quelli non saturati e li satura un po' di più. Quindi, se vedete l'effetto, faccio vedere un esempio: questa 30 e questa 30. Come vedete, la zona dei rossi che era già satura, con la saturazione va fuori gamma, per così dire. Mentre invece con la vividezza, anche a valori alti come 30. No, no, non va fuori gamma, mentre invece magari un pochino i blu, i verdi escono fuori. Quindi un pochino gliela do in modo tale da avere un bilanciamento, tra virgolette, della saturazione dei colori in generale. Allora, c'è una domanda che rispondo diretto io perché non è tanto legata alla post, ma comunque in generale. Massimo chiede se scattando in RAW cambia qualcosa impostare in macchina Adobe RGB o standard RGB. La risposta è assolutamente no, non serve assolutamente a nulla perché è un tema legato allo spazio colore associato alle informazioni del RAW, che non vengono associate al RAW se nel momento in cui tu le importi in Lightroom. Quindi mettete l'impostazione che volete, serve solo se scattate in JPEG e voi non scatterete mai in JPEG perché sennò brucerete all'inferno. Quindi prego. Una delle tante prime regole del Club è Esatto. mai scattare in JPEG. Allora, io qui ho fatto una cosa, ho tolto lo sharpening che era 40. Ora potete lasciarlo, in realtà a volte me ne dimentico anch'io. Lo tolgo per un motivo, perché so che passerò in Photoshop e voglio darlo su Photoshop, magari in maniera selettiva, cioè su tutta la foto tranne il mare, perché sul mare in realtà lo voglio liscio. Quindi evito di dare lo sharpening, anche quello base di Lightroom, e lo do poi in post-produzione su Photoshop per mascherarlo. Quindi
Quindi magari questo giro, visto come l'ho ricordato, lo metto a zero. Guarda, interessante. E quando faremo, se faremo una puntata con me, vedremo qualcosa di diverso. E qua infatti mi piace molto perché i nostri flussi sono, si uniscono e divergono in tanti punti per poi arrivare ognuno all'immagine. E ci sono diverse tecniche, quella di Ale mi piace molto, io ne uso un'altra, insomma avrete modo di vederle tutte e due. Esatto, ci sarà anche la post-produzione secondo Frank, probabilmente fra 2 volte, se Frank ne va. Poi, Sì. una cosa che avevamo già parlato e ci tengo molto è diciamo, la sfumatura dei colori quando siete abbastanza fortunati da prenderli i colori. Come vedete qua, vicino al sole, che era basso appunto qua sotto, è molto giallino, mentre più andiamo su, più tende al magenta, con in mezzo un arancio barra rosso. Ora, questo è realistico o no? A me dà fastidio un pochino e più che altro anche al ricordo o alla semplice, diciamo, osservazione empirica quando fate le foto, non è poi così evidente questo cambio di colore. È vero che più vicino al sole è un po' più giallo e più lontano è più magenta, semplicemente lo sapete anche voi, cioè se io vado alla foto scattata poco dopo, vedete come il magenta qua si è spento, è rimasto qua giù, è normale che c'è una variazione un pochino di colore, però la macchina ha dei problemi a registrare questi colori e in ogni caso questo giallino mi dà un po' fastidio semplicemente, quindi magari nel pannello HSL, Hue, Saturation e Luminance, posso andare a agire sulla tonalità, sulla Hue, in modo tale da cambiare quel giallino, vedete sotto, e portarlo più verso l'arancio, o l'arancio portarlo più verso il rosso, o il rosso più verso il magenta. Ora, porcheria a parte, qual è un modo migliore per farlo, secondo me? Innanzitutto guardate sulla scena se questi colori sono tanto presenti da altre parti, cioè non lo so, se c'era una boa qua arancione. Spostando questo cambiavate anche il colore della boa, quindi lasciate perdere, dovete farlo in Photoshop o niente perché non c'è qua dentro il pennello di Lightroom la possibilità di usare l'HSL. Speriamo che se ci guardate da un futuro prossimo l'abbiano messo, ma Dubito, non c'è. Eh sì, non sarebbe male. Però vi invito a usare questo pulsantino che spesso è un po' lasciato di solo, che è gestisci la tonalità trascinando sulla foto. Cosa vuol dire? Vuol dire che andate nella vostra zona dove volete cambiare un po' la tonalità. Io dico, ecco, non giallissimo, ma non voglio cambiarla nemmeno da qua. Quindi magari questa ba banda di arancione qui. Clicco e tenendo cliccato, lui automaticamente mi sposterà quando io trascino verso l'alto, verso il basso, e mi sposterà la tonalità della zona migliore. Come vedete, lui non cambia solo l'arancio, ma sta spostando anche il rosso, perché evidentemente in quella zona c'è una piccola percentuale di rosso, più o meno il 10%, che se andiamo al 20 arriva a 2, se andiamo al 3 arriva al 30 e così via. Quindi partendo da zero, lo abbasso un pochino per guadagnare una tonalità un pochino meno giallastra, diciamo un 20. Ecco qua, un 20, clicco qua per toglierlo e quindi giusto per darvi un'idea abbiamo fatto questo più o meno. Così, così. Che sinceramente preferisco. Ora è bello saturo perché comunque lo shift di tonalità non è detto che comunque ha anche messo un colore un pochino più saturo, quindi faccio la stessa cosa, più o meno nella stessa zona, abbassando un pochino la saturazione. Un 15, mettiamo. 16, così va meno 2 l'altro. Ok. Quindi cosa ho fatto? Partiamo dall'inizio. Ho shiftato il tono e abbassato la saturazione. Di fatto ho cambiato un pochino la tonalità della scena, ecco. Magari lo faccio anche sul giallo, visto che ci sono. Ci sta. Ci sta, che dici Frank? Ecco, cambia un po' tutto, magari non troppo, un 10, 11, 12, 13, così. La saturazione su giro non la tocco. Ok, e quindi ho dato un po' il mio tocco sui colori, quindi è un pochino più rosso, un pochino più magenta, ovviamente.
Però a mio avviso ci sta molto bene con questo azzurrino qua. Ok, ottimo. Ora potrei fare diverse cose qua, cioè potrei andare a agire sul contrasto, potrei... Però preferisco farlo in Photoshop così vedete anche la seconda parte. Quindi abbiamo un istogramma ben in qualche modo bilanciato, Spalmato. spalmato, esatto. Una temperatura, una tinta che più o meno l'ho... impostata, anzi ti dirò prima di passare, do un pochino di caldo perché con quello shift mi è diventata un po' troppo frank e non vorrei copiarti. Ma tra l'altro stavo pensando che visto che stai facendo un'immagine calda, mi diletterò in una blue frank quando sarà il mio turno, magari. Eh sì, ci starebbe. Così completiamo e Ok. bilanciamo. Ok, ora non tocco altri slide perché, come dicevamo, non è che siete obbligati a toccarli tutti. Se volete finire dentro Lightroom, ora passerete magari a utilizzare i pennelli e a fare delle regolazioni ad hoc, magari sul primo piano, magari sulle rocce e così via. Però passiamo in Photoshop. Quindi facciamo Edit, Edit in Photoshop, TIFF e esporto in Profoto RGB, TIFF a 16 bit. In questo momento non diciamo, lasciate perdere i tra virgolette, profili colori, solo siete sicuri comunque di lavorare in profili ampi e poi dopo li scegliete solamente quando decidete la destinazione d'uso. Allora, Dovrebbe essere caricata. intanto che carichi, io vado con un paio di domande che sto collezionando nel tempo, e così non ci incartiamo dopo. Allora, c'è Camillo che chiedeva qualcosa sullo sharpening, no? Chiedeva sharpening non andrebbe sul 100 con raggio 0,5? Allora, do una risposta abbastanza assolutistica, che è i valori assoluti sempre uguali, no, non vanno bene, nel senso dovresti adattare alla situazione. Se ha uno scatto con tante rocce, avrai dei settaggi che sono leggermente diversi da uno scatto dove c'è più cose morbide. Quindi non partire con deve essere così, perché sennò poi ti trovi con immagini con l'over sharpening, che è uno, come abbiamo visto col Simo Poletti, uno dei mali della fotografia di paesaggio, oppure al contrario potrebbe venire fuori un casino. E poi c'è allora, Ivo che ci chiede se usi anzi tu Lightroom Classic o Lightroom CC. Questo è Lightroom Classic. Giuseppe chiedeva qualche consiglio sugli acquisti per holder e quant'altro. Chiede: ma è meglio un V5, V5 Pro? Allora, il meglio del meglio è il V6 in questo momento. Gli altri vanno bene perché comunque hanno tutte delle caratteristiche più che adeguate per scattare in campo. Quindi quello è. E infine Mattia ci chiede, per poi passare appunto su Photoshop, intanto che smanetti e fa ingolosire tutti, quindi niente masking su sharpening in Lightroom. E qui vediamo due tecniche diverse, perché quando vedremo la mia immagine, io utilizzerò qualcosa che usa quello. Ale invece, come abbiamo visto prima, lascia a zero lo sharpening completamente su Lightroom, perché effettivamente Lightroom non è un mago nel gestire lo sharpening sul RAW, quindi si può fare, vedremo diverse tecniche. Però Ale lo fa in Photoshop e adesso ci farà vedere qualcosa. Direi Io stavo che facendo vedere, quando parlavamo di sharpening, giusto una digressione veloce perché è importante, quello che tu guardi qua, l'ammontare e soprattutto il radius dipende anche dalla dimensione del file. Cioè se tu stai parlando, io ho fatto un crop super super crop. grosso di un file da 300 pixel, cioè se tu metti 5 pixel, qui stiamo parlando di 5 pixel del file, cioè veramente prendono... sui bordi prendono 5 pixel contati 1, 2, 3, 4, 5 e applicano un contrasto ai bordi del 100% di intensità. Quindi, se tu parti da un presupposto che lo sharpening è di un tot e magari hai un file da 300 pixel e un altro da 8000, l'effetto è completamente diverso perché questa immagine vista così fa questo effetto qua. Se la faccio su questo, la stesso tipo di sharpening a 5 pixel l'effetto no, non è praticamente quasi visibile, a parte che ci mette Chiaro. mezz'ora perché è enorme,
però non lo vedi perché qua c'hai 8000 pixel, 5 pixel su 8000 sono veramente pochi, ma 5 pixel su 300 sono più del 10%, quindi c'è cioè, più dell'1%, quindi occhio perché guardate, vedi, l'effetto qua è praticamente impercettibile, cioè, l'effetto su questa foto a altissima risoluzione sembra ottimo, cioè io qua terrei 5 di raggio. Mentre invece qui è assolutamente troppo. Quindi occhio ragazzi, quello che fate è sempre relativo al file che avete davanti. Ora, su Photoshop, la prima cosa che mi faceva vedere, facciamo una piccola analisi dei colori, visto che ancora la puntata di colore non l'abbiamo fatta, vi metto magari una piccola chicca, cioè. Esatto, infatti guarda che c'è Davide che non ti ho interrotto perché so che ci arrivavi, l'hai lasciato lì come esca, immagino. Davide, bello il campionatore di colori, come si imposta? E mo Ale, secondo me, ci dirà Davide, te. allora IBAN è IT0204F. No, scherzo. Bla bla bla, adesso ti scrivo il suo, invece ti scriverò il mio. Allora, dovete andare su Window Extension Adobe Color Themes. Lo attivate, ve lo ficcate dove volete sul pannello. Poi selezionate il colore primario, questo qua, Base Color. E poi andate col vostro campionatore Color Picker e dovete, qui siete voi, che dovete scegliere il colore principale. Qual è il colore principale da sta foto? Io sinceramente non lo so, boh, dico questo, Il rosina blu, qua. O il blu, non lo so, qual è? Secondo me è questo. scherzo, ho detto il blu perché mi sembra un'immagine calda, no? Per dire, secondo me dove è campionato, io lo prenderei sopra il rosino della montagna a punta triangolare. Qua. Esatto, sì, infatti non sapevo come Ok, spiegarlo. perfetto. E dove l'avevo preso anch'io? Ora prendete il colore, cliccate questo, praticamente questo colore primario viene settato da questo, quei due quadratini lì, è sta roba qua. Lo cliccate ed ecco qua che viene impostato. Ora, questo colore qua è stato impostato qui, anche se non sembra uguale, però in teoria sì. Effettivamente non c'è solo video, però. No, non gli assomiglia, infatti, chissà perché. E poi qua potete scegliere come questi colori devono essere. Vediamo un po'. La modalità è RGB, sì, 16 bit. Prova a Chissà. rifarlo per sicurezza. Non è che è Vediamo un po'. premuto poi l'altro. Ok. Secondo me è uno di quei. Allora, se io faccio così, No, lì lo quello lì. spari di là. Sì. Guarda, se ci fosse Poletti ci avrebbe già cazziato alla grande, quindi speriamo non stia guardando. Ciao Simo. Ecco, l'hai fatto, Sì, in teoria sì, ma in pratica. Vediamo se ne prendo uno qua che succede. Che questo è giusto. no? Ok, Secondo me forse è pescato. è tipo quelle cose, tipo quegli effetti ottici, no? Che ti dice questo grigio è uguale a quel grigio, ma in Ah, realtà sembra più giusto. scuro. Può essere. Beh, comunque funziona. Sì, sembra totalmente un altro colore. Totalmente, ragazzi, totalmente. Vediamo un po'. BE. H16 47 75, però qua non è che posso fare niente. Ma io mi fiderei abbastanza. Sì, mi fiderei anch'io, però sai com'è fidarsi bene. Ecco, mo l'hai resettato, vediamo se lo piglia. Vabbè. Vabbè, sembrerebbe questo. Ok, ho preso un bel incarnato, diciamo, dai. Incarnato della nuvola. Allora, qui potete scegliere quale tipo di, tra virgolette, regola dei colori, teoria dei colori, in qualche modo, scegliere per analizzare la vostra foto. Potete mettere la triade, ad esempio. La triade vi dà appunto, cioè, la regola della triade è questa, cioè vi dice tu hai scelto questo colore e poi io te ne do altri quattro che stanno bene secondo la regola della triade. Oppure, vuoi sapere quali sono i complementari? Ecco, questi sono i complementari. Quindi questo tipo di azzurrino verdognolo e così via. Cosa serve questo? Serve a magari decidere insieme di editare magari questo azzurrino verde in modo tale che diventi questo. Come vedete, adesso ho cliccato qua.
Cioè ho impostato questo verde, magari mettiamo questo, anche perché questo è importante. I complementari, non... l'importante è che sono opposti. Se poi la saturazione è minima, cioè qua, o è massima qua, no, non cambia niente, è comunque un complementare. Quindi ho impostato questo, che qua sembra ancora un altro colore diverso da questo qua, incredibile. Vabbè. E quindi io posso puntare a questo colore, cioè... In teoria, secondo lui, il mare dovrei farlo di questo colore qua. Allora, abbiamo diverse Ora, richieste sul mettere o full screen, qualsiasi purtroppo ragazzi non saturazione possiamo. su quel tono. Fatelo perché vi aiuta più che altro a capire un pochino i colori e vi dà un'idea. Però al momento io non lo utilizzo in maniera così... cioè non è che adesso mi metto a spennellare di quel colore... il mare perché è il complementare perfetto, potete anche leggermente stare un po' più a destra, un po' a sinistra. Quello che vi dice è che c'è del verde, ad esempio, e quel rosino c'è dell'arancione. Quindi state attenti magari di non farlo troppo blu, perché altrimenti andate un pochino fuori gamma. Ecco, semplicemente una cosa del genere. Ora però torniamo a qualcosa di un po' più affine, a quello che voglio farvi vedere oggi. Maschere di luminosità, ne abbiamo parlato spesso, quindi in qualche modo dovete impararle, secondo noi, cioè dovete imparare a usare le mascherine. Mascherine, avete imparato a usarle probabilmente in questo periodo, però no, quelle di Photoshop intendo io, quindi la maschera che vedete qua. O le maschere create tramite un pannello. Questo è un pannello che uso in maniera, diciamo, in qualche modo storica, è un po' come l'asino che ha imparato la strada, ora è difficile che riesco a in qualche modo separarmene, però trovo veramente ottimo il TM Panel di Gaspari Silveri, che saluto se ci guarda, che fa esattamente le stesse cose e in realtà anche tante di più, come ad esempio la possibilità di... prendere un colore specifico, una gamma, eccetera, poi magari un giorno lo vedremo un po' nello specifico. In ogni caso, oggi andremo a vedere solamente quelle di luminosità o al massimo di tonalità. Quindi, una cosa che faccio io, perché no, non so altri che la fanno, non è che è un'invenzione, però quello che mi piace fare è lavorare con la maschera, dei mezzi toni. Quindi clicchiamo su... i mezzi toni, quelli più stretti, che altro non è, guardando l'istogramma, una parte molto tagliata dalle luci e con le ombre tagliate. Ovvio, questo non è mai perfetto, però quello che viene fatto praticamente viene creata una maschera di luminosità sui mezzi toni. Poi, dopo co con la selezione, che la vedete qua, clicco su curva. La curva che vedete qua vi permette di agire, ovviamente questa curva tra l'altro agisce anche sulla saturazione perché è una curva RGB, quindi state attenti un pochino come la usate, però cosa faccio? Questa curva la metto non ad S, oh, scusate, ho messo un punto di troppo, non ad S per dare il classico contrasto, ma bensì molto accentuata. Ora, come vedete, ovviamente la foto è distrutta, però con l'opacità molto bassa, imposto un contrasto dell'immagine che a mio avviso è molto interessante e soprattutto agisce su tutto l'istogramma tranne i bianchi e i neri, quelli esterni, perché se vi ricordate ho appunto scelto la maschera di luminosità dei mezzi toni, cioè questa qua. Quindi Alt sopra il livello di maschera, vedete la maschera sul bianco. È stata applicata, sul nero non è stata applicata, ma il bianco puro non c'è mai. Per farvi un esempio, se io pitturo del bianco puro qua è così, quindi è tutto mezzo tono, cioè tutto grigino, grigiastro, grigetto, grigione, non so quanti sono i parenti dei grigi, però non c'è mai un bianco puro o un nero puro. Quindi l'effetto, secondo me, è molto forte, lo vedete anche, è molto interessante, probabilmente va molto ad agire sul microcontrasto, quindi contrasto locale. Non brucia i bianchi, dà dei bei passaggi di tonalità e così via. Quindi questo è il contrasto.
come, diciamo, come lo applico. È sempre comunque il classico, la classica curva, quindi è un contrasto applicato un po' su tutta l'immagine, ecco. I plugin, visto Thomas, io utilizzo Gli Lumenzia, sto rispondendo, gli sto rispondendo, via però scritto. ripeto, Lumenzia o TM Panel, vedete voi. Sì, c'è una E domanda di poi, Anto. cosa vado a Scusate. fare? Ci sto pensando, insieme a voi, quindi in realtà ora il livello lo sblocco, perché se ci voglio andare a agire sopra. Non lo so, Frank, tu cosa faresti? No, allora stavo leggendo un attimo, scusa, una domanda. Ma io Mi senti? in Direi realtà andrei ad agire di no. Frank ha Andate quello. risposto, visto? Bene, io adesso andrei magari ad applicare un livello di Nix Software. Allora, io utilizzo Nix Software da questo punto di vista e no, Frank, non ti sento. Ok, ragazzi, Non so check audio, mi perché. sentite? Mi Comunque, sentite? no, non ti sto sentendo, Frank. Ok, siamo Comunque, sentiti. adesso imposto il livello di Nix Software di vivezza. Ok, non mi si sente, Ora ottimo. provo a ricollegarmi con Frank, così magari riesco. Dovrei essere io. Allora, qualcuno mi dice che mi sente, Ale? Frank, ok, adesso ci sentono. No, Allora, Frank, è andato l'audio. no, sei tu che non mi senti. Andiamo avanti. Va Vai. bene, non lo so, provo a riconnettermi. Scusate ragazzi, un attimo. Ok, vado avanti allora, vado avanti io e amen, come si dice. Allora, con Vivezza, voi cosa andate a fare? Vivezza è un plugin esterno, magari riuscite a fare le stesse cose manualmente, però a me mi piace utilizzarlo perché utilizza degli algoritmi diversi rispetto a quelli che utilizzate sul contrasto, che utilizzate con altri tipi di contrasto locale, nitidezza, ecco. Soprattutto quello che mi piace di Vivezza è la struttura. La struttura non è altro che un tipo di contrasto locale, adesso vedete lo sto applicando piano piano, che permette di impostare Sì, siamo io e Ale che stiamo comunicando. Un livello di contrasto locale, quindi differenze tra luminosità e ombre, che sia diverso rispetto al contrasto. Perché è diverso? Perché il contrasto agisce su tutta l'immagine, quindi prende grossi blocchi di bianchi e li fa diventare più bianchi, grossi blocchi di neri e li fa diventare più neri. Mentre invece la struttura agisce a un livello più basso, cioè prende piccoli gruppi di neri, quindi piccoli passaggi tonali, piccoli gruppi di bianchi e li contrasta. Quindi mi piace darne circa un 15%, diciamo, così. O anche intorno al 20%, perché dà una buona profondità all'immagine. Prima parlavamo di dare tridimensionalità all'immagine e in qualche modo questo aiuta a dare tridimensionalità. Poi c'è un altro settaggio interessante che è la temperatura. La temperatura non è la vera temperatura colore che abbiamo visto prima, ma è una temperatura anche qua secondo Nick, cioè secondo DxO, che ha comprato Nick Software da poco tempo. Aumentando la temperatura, come vedete qua, l'immagine viene sì scaldata, però non è la classica aumento di temperatura dei gialli e dei blu o dei verdi o dei magenta, ma semplicemente viene di fatto proprio scaldata l'immagine, cioè lavora con un warm generico, diciamo, che non tiene conto della classica suddivisione white balance e tinta. Mi senti ora? Quindi quando devo scaldare un'immagine, o freddarla ovviamente, mi piace farlo con questo plugin. Il
In realtà qua ero abbastanza contento di come l'immagine era stata scaldata e quasi dirò che riduco un pochino, quindi un meno 5 magari, perché Che bello, posso dirle brutte con la voglio scuola? evitare, voglio comunque dare l'idea che si tratta di un'alba con nuvole alte nel circolo artico e così via, quindi mantenere un pochino di freddo con questa regolazione mi piace e basta, quindi lo applico. Come vedete, qui crea un altro livello, quindi occhio ragazzi, viene applicato il livello di regolazione. Guardate che effetto. Secondo me ha un effetto veramente, veramente bello. Guardate quanto abbiamo recuperato qua sul primo piano. Innanzitutto i passaggi tonali e proprio l'immagine più in qualche modo croccante, per così dire. Quindi ecco, mi piace molto l'effetto che dà vivezza. Poi, cos'altro possiamo fare? Io farei magari un lavoro un po' specifico su questo primo piano, che soprattutto con vivezza ha perso un pochino del suo colore. Quindi andrei a cercare di selezionare quella parte, utilizzando le varie. Ecco qua, secondo me questa maschera, quindi una luminosità 3, quindi una maschera di luminosità di livello 3, come la chiama Lumenzia, magari quella che ci serve, o 3 o 2. Sì, forse 2, perché poi andremo a eliminare il resto. Quindi creo una selezione, anzi no, creo un livello di color balance, perché andremo a lavorare sui colori adesso, solo sulla neve in primo piano. Ora però devo fare un po' un ritaglio, no? Per così dire, cioè devo andare a sistemarmi la maschera di luminosità. Per farla semplicemente prendo il pennello impostato sul colore nero e vado a selezionare la maschera di color balance, quindi la maschera di luminosità che ho creato. E ci spennello sopra con il nero. Cosa sto facendo? Gli sto dicendo che qua io non voglio nessun effetto della maschera, vado abbastanza pesante fino a qua giù, finché non mi avvicino alla zona che invece voglio che il livello sia attivo, su cui il livello deve essere attivo. Intanto mi sento super solo, senza Frank, Ma io ci sono, se tu ma non mi senti, oddio, voci dall'aldilà. qualcuno ha fatto una cazzata, sicuramente i tizi che hanno fatto il software di streaming. Esatto, poi gli Ok, faremo ora vedere. mi avvicino alla zona critica, che vi consiglio di andare a. Ecco già, ho fatto un pochino di casino. Ora non dovete essere precisissimi, soprattutto se avete un po' di sfumatura, perché in ogni caso, come vedete, fortunatamente questa zona è alto contrasto, quindi c'è veramente poco da togliere, però ecco, anche se vedete il bordo che va un po' via, no, non è un problema. L'importante è che evitate grossi grossi casini, ecco, quindi così più o meno c'è. Quindi cosa succede adesso? Quando vado a cambiare queste impostazioni di colore, vedete, queste qui agiscono molto bene solo sulla parte della neve. Quello che voglio fare qua è ancora un cambio leggermente di innanzitutto voglio agire sulle highlights perché come dicevo prima non voglio andare a togliere il blu dalle parti in ombra, quindi ho messo solo le highlights e do un pochino di rosso e un pochino di giallo. Un pochino di più, giusto per farvi vedere l'effetto. Vedete come la zona di luminosità guadagna colore e quindi fa pandan, riflette il cielo. Come faceva anche prima, che però un po' è andato perso magari in fase di post-produzione. Quindi lo lasciamo così. E questa è una correzione selettiva dei riflessi senza aver toccato le ombre, però vedete? Sulle ombre c'è un leggero effetto, ma rimangono bluastre come dovrebbero essere.
Quindi ecco, questa qui è secondo me una regolazione molto utile, mentre invece quello che adesso voglio andare a fare, magari come ultimo tocco, è agire su queste rocce qua. Cosa ci facciamo sulle rocce? Vediamo un po'. Prima le seleziono. Perfetto, direi. Questa maschera è perfetta. Quindi andiamo a creare qua un livello curva. Che con Alt e clic visualizzo e vado a escludere velocemente tutto quello che non è la roccia. Quindi tutto qua, va bene, quelle piccole rocce là se leggermente le cancello, sicuramente non la zona di ombra sulla neve. Qua intorno sarà un po' più difficile perché ci sono queste zone. Quindi cerco di fare un lavoro non troppo incasinato. Uffo, mi annoio senza parlare. Anche se mi avvicino così va bene. Diciamo le brutte cose, Dale. Ok. E Tanto non ci sento. vado a lavorare su luminosità e contrasto. Le voglio scurire un po'. Le voglio scurire perché non è più di tanto la zona di interesse. Secondo me, voglio un bel contrasto di bianco e nero, però non dandogli contrasto, ma semplicemente riducendo un pochino la luminosità. Vediamo. Non riesco a dargli luminosità, volevo recuperare magari un pochino quelle zone qua colorate. Magari però quelle zone colorate le recuperiamo in un altro modo. Command o Control e clicco sulla maschera, così viene selezionata e crea un altro livello di color balance. Con questo livello di color balance aggiungo un pochino di rosso sui mid-tones, anche qua. Vediamo l'effetto. Sì, non sono soddisfatto al 100%, però. Un No, non mi garba. po' meno. Non vorrei che però fossero troppo rosse le rocce, quindi lo tolgo. Anzi, lo cancello proprio perché non mi piace. E quindi per ora la lascio così. Quindi ecco, secondo me in questo modo c'è un buon effetto. Poi, per finire, l'ultima regolazione che voglio andare a fare è sullo sfondo. Cioè, voglio andare a selezionare le montagne. Ora, questo è un po' difficile perché sono tutti mezzi toni, come vedete qua. Cioè, se vado sulle ombre, o mezzi toni o ombre molto aperte, molto ampie. Quindi o luci o ombre. Se vado con i mezzi toni è più probabile, infatti è molto mezzi toni. Quindi ecco, andare a selezionare quella parte sarà abbastanza difficile. Cioè, voglio selezionare tutta questa zona qua. Proviamo con il classico Quick Selection Tool, che come vedete a volte è bravo, a volte fa il suo lavoro. Dopo andremo a rifinirlo. Esatto, ora ha fatto un buon lavoro in realtà, ha fatto un buon lavoro. E andiamo a rifinirlo leggermente. Vediamo se Ale legge, ma è troppo impegnato. Ok. Poi ci penso in un altro modo per sistemarlo. Ok. Ragazzi, mi metterò a fare una posta anch'io nel mentre. Ok, quindi ha selezionato tutta questa zona. L'importante è che è stato selezionato bene il profilo delle montagne. Quindi mi vado a creare un livello anche qua di curva. Ecco qua, come vedete questo livello ha la selezione, però non precisa come vorrei. Quindi me la vado un pochino a sfumare con il nero e un flow un po' più basso. Andatevi a studiare la differenza tra flow e opacità. E faccio un passaggio qui sotto per sfumare
quest'area. Allora, questo è il mare, non lo voglio. Me lo ricordo da come l'ho visto, no? E poi qui sotto faccio una sfumatura. Molto manuale, eh? Se avete una tavoletta grafica sicuramente è migliore. Però non dovete nemmeno essere super precisi, perché quello che andremo a fare non è una modifica sostanziale. Quindi l'importante è che la parte sopra sia giusta, perché c'è il taglio netto tra le montagne e il cielo. Mentre invece la parte sotto può essere solamente sfumata, che l'importante è che non ci sia un taglio appunto netto sulla parte sotto. Ora la togliamo e andiamo ad agire qua. Qui voglio aumentare la luminosità, voglio che le montagne si vedano un po' meglio. Quindi gli do un po' di luminosità, vediamo nell'insieme come viene. Esatto, questo mi piace, sì. Poi magari anche un pochino di recupero delle ombre, quindi una curva che recupera un pochino più le ombre dei mezzi toni. Ok, e poi vediamo se riesco a dargli un pochino di più del colore dovuto al cielo, alla luce che lo colpisce, quindi semplicemente un pochino di rosso, un pochino di giallo, quindi un po' di caldo, non troppo, eh. Ok, una leggera scaldata sulle montagne. Ci starebbe bene un pochino di passaggi tonali, quindi faccio l'ultima cosa, cioè tenendo questa selezione, rivado sul livello vivezza e do un altro vivezza. Questo cosa fa? Fa sì, esatto, vedete, mi crea una selezione e posso dare la struttura solo in quest'area, o almeno spero. Proviamo 30, o altrimenti la date su tutta l'immagine e poi mascherate dopo. Ok, l'effetto non è un granché, quindi facciamo dopo, quindi riprendo questo. Prendiamo vivezza nel suo complesso. Ok. E diamo una struttura e un po' di contrasto, che è sempre un contrasto un po' diverso. Ok, vedete, è forte. Vi do anche un po' di temperatura, ma non vi preoccupate perché poi lo andremo a mascherare. Ok, ora per finire andiamo a prendere questa maschera di Color Balance, questa qua, quindi ho selezionato la maschera con le montagne, selezioniamo vivezza e ci applichiamo sopra la maschera. Ora vivezza, vedete, è applicato solo alle montagne e guardate un po' come vengono fuori. Ora gli abbasso un pochino l'opacità perché era molto forte l'effetto, un 30%, però ecco i passaggi tonali super accentuati da questo punto di vista. Ora ci siamo, diciamo che sono a posto, un po' di solito magari continuo la post-produzione in diversi passaggi in più giorni, però ecco, salvo l'immagine così. Salva anche i livelli, in realtà, così se rientro no, non ci sono problemi. Non ho dato la nitidezza, avrete notato, perché preferisco magari darla alla fine, però una botta di nitidezza, una passata di nitidezza adesso si poteva fare, in quel caso, come ultimo livello, quindi ho copiato tutto in un nuovo livello sopra. In un nuovo livello vado a dare uno sharpen. Questa foto è altissima risoluzione, quindi sarà sicuramente almeno 2 pixel e anche un'intensità elevata, almeno 130. L'effetto che vedete è molto forte, anzi, dovrebbe essere anche più forte, quindi non siate carenti. È una foto altissima risoluzione e io lo sto guardando in uno schermo altissima risoluzione, quindi guardate in diversi punti, guardate qua le rocce prima, dopo,
e sullo sfondo, perché ovviamente ha effetti diversi, con dettagli diversi. L'importante è che al 100% non vedete grossi aloni qua e non si vedono. Lo applico e poi lo vado a escludere dal mare, perché invece sul mare non lo voglio. Se il cielo era un po' più chiaro, l'avrei tolto anche dal cielo e forse lo farò. Dipende se esce fuori del rumore. Vedete, un pochino di rumore è venuto fuori. Quindi magari metto una maschera e poi col pennello nero, anche al flow al massimo, vado a mascherare. Quindi qua sto pitturando sulla maschera e vado a togliere la zona del cielo. Ovviamente potete farlo anche questo con una maschera di luminosità o usando le maschere che abbiamo già sotto. Però adesso lo faccio molto velocemente. Quindi va a agire qua. Lo togliamo anche dal mare perché non voglio aumentare il rumore su una zona con una lunga esposizione. E infine dovreste avere una foto dove il dettaglio è applicato ovunque tranne che sul cielo e sull'acqua. Quindi risalviamo la foto e la potete trovare su Lightroom. Ora rimane solamente l'esportazione. E la mia esportazione è molto semplice. Dobbiamo, ad esempio, caricarla su Facebook o 500 pix. Andiamo alla nostra foto qua, come uscita da Lightroom, scusate, da Photoshop. La esporto con il mio formato pre-sharpening no logo, perché non uso più il logo. E il settaggio è semplice. Vi faccio vedere, lo metto nella mia cartella 500px, JPEG, sRGB, spazio colore mi raccomando, qualità massima, non fa nessun resize e rimuove le informazioni, location e persone, quindi è un JPEG puro a quella quantità di pixel che vedete. Lo apro qua, faccio open. Recenti, vediamo dove è andato. Scrivania, foto 500 pix, ecco l'ultima. Questa è la foto in JPEG, in JPG. Faccio il resize che voglio. Io per il web utilizzo 2048. Faccio il resize qua perché posso scegliere anche diversi tipi di resize. Quindi ho detto 2048. E poi prima di andare nel web faccio un altro passaggio di sharpening dopo il resize, però in questo caso è molto più, cioè se faccio quello di prima esco, guardate che aloni, è ovvio che non sarà lo stesso, sarà molto più basso e con un radius di 1 o 0,8 o 0,9 pixel, vedete è molto più subdolo. Fatto questo sharpening, che è quello che ci permette di dare crispness, per così dire, la croccantezza all'immagine per il web, la esporto o col vecchio Legacy Save for Web o Export As è uguale. JPEG, qualità metto 60, non c'è tantissima differenza, ma un peso minore dell'immagine fa sì che poi i vari servizi web come Facebook non applichino una forte compressione perché loro preferiscono immagini di dimensioni più basse, quindi preferisco farla io questa riduzione di qualità che non è poi effettivamente una vera e propria piallatura, viene fatta meglio. Converto sRGB anche se già è in sRGB, faccio esporta, scelgo la mia scrivania e la foto è pronta. Quindi in questo modo la foto è finita. Ho fatto tutte le varie regolazioni e la posso caricare sul web. Ora, io torno da Frank il muto, il pesce, Aiuto, mi hanno che non abbandonato. sento, però voi in teoria lo sentite, quindi magari mi do un'occhiata se ci sono delle domande o le risponde Frank adesso. Sì, in realtà le sto rispondendo, ma lui non lo sa. Anzi, scrivo ciao Ale, così mi legge. Ciao Ale. Visto che sta guardando, intanto poi cercheremo di risolvere questo problema. Sì, allora la domanda di chi chiedeva, ecco, di Ho Francesco visto che sembra. chiedevano come fare le maschere di luminosità senza pannello.
però diciamo dovete fare tutto a mano, quindi vi consiglio di farle con un pannello, le maschere di luminosità o con delle azioni. Se cercate free action, free azioni per Photoshop, trovate il modo di farle anche gratuitamente con uno script, però visto il piccolo costo di un pannello, vi consiglio di usarlo e di impararne uno, ecco. E Frank, top, Non aiuto, si gira. top ragazzi, io direi che ci siamo, dai, vi rispondiamo alle domande direttamente da YouTube. Io sto vedendo quelle che ho visto. Qualcuno chiede che non trova Adobe Color Team in Windows. Sì, Frank ha risposto la versione. In ogni caso, puoi scaricartela, probabilmente puoi installarla. Top. Niente, ragazzi, lasciate le domande. Io vi saluto. Non so, Frank, cosa sta dicendo. Magari boh, starà Sta bestemmiando, non lo cercando so. Ale, ma non lo sa. Ciao ragazzi, ci spiace per la puntata zoppa, ma meno male che era Ale che doveva fare la posta, quindi ve lo siete goduto. E niente, ciao ragazzi, grazie, alla prossima, mi raccomando seguiteci e vi rispondiamo sicuramente sulle domande di YouTube e Facebook.